esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Ginocchiata con calcio frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Prossimo esercizio. Piegamenti laterali del busto. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non sollevare le spalle, tienile rilassate durante tutto l'esercizio. Prossimo esercizio. Mezzo squat con pugno laterale. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Quando scendi, non portare le ginocchia più avanti della punta dei piedi. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Prossimo esercizio. Crunch completo in piedi, gamba tesa. Via! Se non ce la fai, tieni la gamba piegata e tocca con le mani il ginocchio. Mantieni spalle e testa dritte durante tutto l'esercizio. Per riuscirci, guarda sempre un punto fisso avanti a te. Fai attenzione a non piegare la gamba quando la porti su. Prossimo esercizio. Rotazioni del busto più pugno. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo.
Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Non muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. Prossimo esercizio, crunch completo in piedi. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non curvare la schiena, quando sollevi la gamba il busto deve essere sempre dritto, quindi mantieni l'addome contratto durante tutto l'esercizio. Non poggiare a terra il tallone, fai attenzione ad atterrare sulle punte. Prossimo esercizio, pugno frontale più calcio. Via! Se non ce la fai, esegui un passo laterale più pugno frontale. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Prossimo esercizio, rotazioni busto in piedi. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio, stretching addominale. Via! Non sollevare mai il bacino da terra, così aumenterà l'efficacia dell'estensione. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Allungamento lombare. Via! Muovi esclusivamente il bacino. Ginocchia e spalle devono rimanere sulla stessa linea.
e segui i movimenti lentamente in modo da evitare problemi alla schiena. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Allungamento schiena. Via. Non guardare davanti, rilassa il collo portando la fronte alle ginocchia. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Stretching femorali. Via. Non piegare la schiena per raggiungere più facilmente i piedi. Tienila sempre ben dritta. 5, 4, 3, 2, 1, stop.